Passo felpato, un giaguaro in agguato, la mano ferma di chi comanda e vince a Shanghai. Ai 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 ai. Tu ami molto De André, ami la musica francese, Brassens, questo è un disco che vira un po'. Borghezio, sì. Sì, è Borghezio piace Brassens, è vero? Questa cosa ti ha colpito, vuoi andare in analisi? Vado in analisi, sì. Che ti sei emozionato per i complimenti di Tony Hadley, del cantante di Spandau, non me lo sarei mai aspettato, al di là del fatto che non c'è niente di male. Ha detto Enrico che, oh, you're very good, nice performance, allora ho detto, vabbè, allora è fatta. Sì, infatti belle. Io poi gli ho detto, noi Duran Duran ci fanno una... voi potreste fare Wild Boys però come risposta, no? Cioè, voglio dire... In un pezzo che vuoi nell'ultimo disco che tu canti si cita un po' gli avvenimenti, diciamo, di natura politico-sessuale che hanno condizionato un po' gli ultimi la cronaca, no? E c'è questo giocatore di Shanghai che vuole essere invitato al festino, sì. Vestito da infermiera, com'è la storia? Sì, beh, è uno che reagisce secondo me in maniera positiva, tutto questo dilagare di giudizi su queste feste per debosciati miliardari, lui dice è inutile condannare, invitate anche me, perché è inutile invitare sempre le solite ragazzine carine, minorenni, invitate me che sono un uomo di grande classe, di bello aspetto, tra l'altro sono anche un campione di Shanghai, per cui io vengo ai vostri festini vestito da infermiera, come volete voi, però poi si fa come dico io e con le bacchette dello Shanghai vi propongo dei giochini molto... Possibilità che lo invitino? Poche, ma insomma... Non si sa mai, perché poi bisogna trovare le novità. Perché non giochi con me? In cambio di un posto al sole nel mondo dorato. Perché non inviti anche me, vestito da infermiera e tu da capo di stato. La musica è comunque stare insieme, divertimento, divertirsi con, non solo fra noi ma anche con la gente. Cioè è bello, certo. Quando scendi dal parco la gente dice, ah ragazzi, stasera ero un po' depresso, mi avete fatto divertire, ora sto bene. Questa è la musica. Il cioè, contrario senso... sarebbe peggio, no? Dice, sì, io sono venuto di buon umore e ora sono Generalmente te lo dice la fidanzata, però. Stasera sta tanto bene, invece dove sei arrivato non mi sento male, tipo... La tua fidanzata, mia moglie non si lamenta. Con me sì, però. Siete stati bene il 500, no? Io andiamo del vivo a mangiare un gelato. Se andiamo, pensavo alla Mezza Terme. Vabbè, ragazzi, noi proviamo a fare questa cosa. Mi piace questa televisione verità, ma questa televisione scomoda. Abbiamo definita una televisione scomoda. Giornalismo scomodo. Cielo, ti scorre intrepido sul viso, mare del nord, mare potente, cico e bollente, povero diavolo.